Lo so, fa strano, ma questo video inizia così. Venite con me. Sta chiuso, ma si scemo! Ma che cazzo di intro mi fai fare? Che io non lo so! Ho iniziato nelle scale dicendo questo video inizia così. Ho fatto le clip, cercavo di fare la cosa bellina, entro, la porta è chiusa. Cioè io non lo so. Andiamo a prendere gli AirTag e poi nel mentre vi spiego perché adesso e perché siamo in ritardo. Perché in ritardo? Ah, in ritardo con l'arrivo del pacco perché già hanno fatto tutti i video. Quindi facciamo pure un video leggermente diverso, che ci sta. Fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate di questa tipologia di video un po' più vloggosa, un po' più così. Tra l'altro potete avere anche un parere poi esterno di uno che odia Apple. In un certo senso. Poi capirete nel corso di questa avventura. Ok? A dopo, nel mentre noi ci accingiamo ad andare a ritirare il pacco. Pacchettino piccolo, perché effettivamente è piccolo. Però andiamo. Allora, il microfono è girato. Guarda che devi girare a destra, non ci perdiamo come prima. Però ragazzi, guardate quanta cazzo è bella la Mustang de... ah, che poi non la sa nemmeno portare, perché si stava un attimo trucidando. Facciamo passare i signori, per cortesia. Non facciamo omicidi. Non li prendiamo. Centuriamo. Siamo quasi arrivati. Allora ragazzi, l'unboxing lo facciamo un attimino più frizzante. Solo una piccola facciamolo un po' family friendly. Esatto. Non diciamo parolacce, mantieni. Detto questo, ho ritirato il pacco, l'ho preso, pacchettino bello piccolo. Adesso lo apriamo e vediamo che cosa c'è dentro. Ma va, indovina un po'. Ma detto all'inizio video. Appunto, ma c'è pure il titolo. Però fingiamo che non lo sappiamo. L'ho anche già aperto, ho tolto l'indirizzo e le cose, perché abbiamo due gadgettini. Li puoi tenere. Grazie. Questi qua li buttiamo un attimo qui. Vi vorrei far vedere la precarietà con la quale stiamo registrando questo unboxing. Non lo aprire perché ti spezzo. No, sto scherzando. Questo è il primo gadgettino, ovviamente l'AirTag, che apriamo con una certa velocità perché sto morendo. Posso dirlo in napoletano? Di caldo. Posso dirlo in napoletano? Puoi dirlo? In napoletano stiamo facendo i fuggiotil. Esatto, mamma mia, fa caldissimo, ve lo giuro, fa caldissimo. Sì, però per limitare i rumori ambientali, noi chiudiamo tutto in macchina con un caldo esagerato, con una maglia. E mi ha fatto pure diminuire l'aria condizionata perché se si sentivano i frusci. Speriamo intanto che non si sentano i frusci. Già l'audio dovrebbe essere corrotto, però noi lo facciamo rustico oggi. Dovrebbe essere corrotto perché abbiamo una mascherina, però noi non ce ne frega. Lo togliamo da qui, non voglio fare l'unboxing pettinato perché tanto avete visto già tutti i video, quindi lo voglio fare un po' diverso. Però almeno questa apertura ve la faccio a favore di camera. Guardate qui che... ma è piccolissimo. Ho paura a togliere la pellicola perché dicono che si graffiano. Quindi vorrei almeno fare una clip bellina, però noi ci proviamo, ok? Quindi lo usciamo di così, ovviamente passa la gente e ci guarda in maniera bruttissima. Diciamo, che cazzo? La seconda volta, la volta a due. Volete favorire? Continua, grazie. Volete venire a vedere? Ok, eccolo qui, piccolissimo. Ma pesa. Adesso te lo faccio toccare, aspetta. È brutto detto così. Anche in macchina. Allora, togliamo questa clipetta. Oh, che... ma è già graffiato. Te lo giuro. Fai. Vabbè, dovrebbe fare il click. Oh. Si è sentito? Non lo so. Però sì, è proprio carino, sembra un bottoncino. Comunque, questo è il gadgettino esterno che ho preso per utilizzarlo, appunto, perché bisogna utilizzare un qualcosa del genere. Potete prendere qualcosa di terze parti, su Amazon già ci sono diverse soluzioni. Vi lascerò tutti i link in descrizione. Io, perché sono un po' sborone e perché ho la carta che proprio va via, proprio via, così, ho deciso di prendere un gadget, un accessorio originale, che tra l'altro vi consiglio perché comunque, a prescindere dalla qualità, è un attimino più ricercata. Questo è in pelle. Dovrebbe essere il colore tan Ledger K-Ring. Guardate solo il nome. Pelle di già cosa? Vale i 35. Eh? Pelle di cosa? Vedremo. Allora, dai. La presentazione vuole. Ecco, guardate qui che carino che è. Bellissimo, ragazzi. Molto, molto carino. Apriamolo. Oh, si vede proprio che è in pelle di dino. Veramente molto. Veramente. Ragazzi, passano e ci guardano. Vabbè. Pelle molto carina, apriamolo da questa parte e lo inseriamo proprio così. C'è intanto un pezzettino. Grazie. Me lo porgi. Me lo porghi. Al contrario, penso. No, così. Ah, così. E penso di sì.
Lo sto inserendo dentro perché è molto easy. Vi faccio vedere l'inserimento, perché questo unboxing altrimenti non ha senso. Allora fate così, vedete, in questo modo lo ponete proprio con molta... non entra. Ok, nel momento in cui vedete proprio che sentite proprio quel feedback che vi è piaciuto, che sapete che è entrato, lo aprite in questo modo e fate così. Ok, perfetto, guardate qui che carino. Adesso questo lo appendete vicino. Io mi immagino chi lo guarda alle senza chiavi video. In che senso? Perché ti ho detto tutti i tempo lo prendete, lo mettete, lo inserite. Vabbè, ma tanto questo ci sarà il video, non posso non guardare. Però ragazzi è veramente bello, a parte gli scherzi, veramente carino. Adesso, io che sono fissato col design, vi dico che è bello, mi piace tantissimo. Ci saranno sicuramente altri video un attimino più dettagliati, questo è molto più rustico. Vediamo lui, che proprio va sempre contro di me. Cosa ne pensi di questi 60 euro l'unica spesi? Cosa che già ho visto subito, la prima cosa impatto che non mi è piaciuto è questo marrone con il bianco. Ha detto tutto con una frase. Come fa a non piacerti il bianco col marrone? Cioè, ma guarda, ma è bellissimo. No, a me non mi piace proprio. L'unica cosa bella non mi piace. Non mi piace. Di qua è più bellino forse qua. Fateci sapere cosa ne pensate. Comunque bello ragazzi, molto carino. Le funzioni le sapete, ma adesso le scopriamo insieme. Andiamo, puoi accendere perché sto pure schiattando proprio. Aumenta pure l'aria condiziona. Allora, mentre barlozzoliamo per... si dice così? Non lo so. Mi sono tolto la mascherina, tanto lui sta guidando con la maschera. Guarda di là ragazzi, fa troppo caldo, non ce la faccio. Comunque, sto configurando il gadgettino, l'AirTag. E quindi, andiamo a leggere che cosa dice. Sappiate che l'ho selezionato come... AirTag per le cuffie, perché io perdo sempre le AirPods e quindi lo inserisco lì e poi aggiungo magari pure le chiavi vicino, tanto è tutto uno, quindi ne abbiamo uno per il momento, poi nel caso vediamo se acquistarne degli altri, perché uno dei prossimi video è proprio ha proprio questo come obiettivo, capire se effettivamente vale la pena acquistare un altro AirTag, se prima non ci schiantiamo. Aspetta, perché vedo proprio brutte sensazioni. Bravo così. Madonna quanta luce. Abbasso, mentre quell'altro lo aspettavo. Abbasso un po', perfetto. Allora, ho configurato, vi dicevo, l'ho configurato, ho messo cuffie e mi dice un po' di cose interessanti. Individuazione esatta. Quando AirTag si trova nelle vicinanze, la sua posizione esatta verrà indicata da una freccia. Molto interessante. Fai suonare. Trova AirTag facendolo suonare da iPhone. Molto interessante. Indicazione in mappe. Così sta scritto. Vedi dove si trova AirTag e usa l'app mappe per raggiungerlo. Carino, bello, lo sappiamo. Visualizza dov'è? Visualizza su dov'è? Dovrebbe dire che è sulle mie gambe e infatti è vicino. Perfetto. Se io per esempio... ci schiantiamo? No. Se io per esempio... ho visto quello che mi ha preso una brutta sera. Se io per esempio... qui vedo un po' di informazioni, un po' di cose. Se io per esempio lo voglio far suonare. Fai suonare. Indicazioni. Mi dice indicazioni 1 chilometro di distanza. Ah, ok, l'ha trovata. Dice 1 chilometro di distanza sulle gambe. Mi sembra un po' esagerato. Fai suonare, facciamolo suonare. Vediamo un po'. Ah, sì, è lui. Sentite? Oh. No, perché prima era il mio telefono che non si era partito dalla sveglia. Vedete un po'? Carino il suono, feedback uditivo, che ci indica appunto dov'è effettivamente l'AirTag. Ci guardano tutti strano. Effettivamente è abbastanza strano registrare in macchina così, però ci piace così. Detto questo, ok, possiamo mettere delle notifiche. E interessante questa cosa che in generale, essendo almeno da quello che ho capito, anzi no, vi tolgo da quello che ho capito perché è proprio così, vedi anche tu che ci sta seguendo proprio mappa. Avendo l'iPhone vicino, ovviamente questo AirTag non è dotato di GPS, quindi non vi dirà la posizione esatta ogni volta, comunque non vi mantiene aggiornati sulla posizione. Se lo spostate senza l'iPhone non vi dice nulla, perché appunto non è dotato di GPS, cosa abbastanza inutile, anche perché effettivamente inserire un GPS qui avrebbe fatto poi effettivamente alzare i prezzi. Quindi sotto questo punto di vista sono d'accordo con la strategia e con la pensata di Apple. Ma vi dicevo che avendo qui il mio iPhone uccio, lui vi indica la posizione. Vi indica... puoi andare un po' più concio. Vi indica la posizione, vedete? Che si sposta proprio insieme. Ma io penso che metterlo qua sopra. Quindi è top. Però state vedendo, no? Che cioè, c'è un po' di movimento. Però lui vi aggiorna
man mano sulla posizione perché utilizza appunto lo smartphone. Carina come cosa, funziona bene, mi piace. Se io adesso abilito il trova nelle vicinanze, addirittura dovrebbe dire, infatti esatto, mi dice che è qui vicino. E tra l'altro più lo avvicino, più lo allontano. Vediamo un po' sta curva proprio bellissima, grazie. Più mi allontano e mi dice proprio la posizione esatta. Ovviamente mi dice che è qui effettivamente. Infatti esce proprio scritto è qui. Vi faccio uno screenshot che poi ve lo metto in sovraimpressione. Perfetto. E tra l'altro devo dire che come al solito le grafiche sono veramente molto molto carine. Carucce, siamo in una rotonda. Molto carine carucce, le approvo. Va bene, vi aggiorno poi sopra o comunque vi dirò altro. Allora ragazzi, tornati in studio, tornati in camera, chiamatela un po' come volete. Dopo un po' di test, abbastanza pochi, abbastanza veloci, giusto per capire un po', tiriamo giù un po' di conclusioni, ok? E partiamo dal fatto che esteticamente a me piace particolarmente. Magari l'abbinamento può piacere come no, per esempio ad Antonio non piace, però personalmente lo reputo particolarmente azzeccato. Mi piace molto questa pelle, mi piace molto il bianco e devo dire che l'accessorio, comunque il gadget in generale, è ben realizzato, ben costruito. Anche se, ve lo dico già, si è già graffiato. L'ho messo in tasca 2 secondi e già due bei graffini che mai non fanno, no? Quindi confermo quello che effettivamente si dice online. Per il resto molto carino. La batteria, sapete bene come si mette e si toglie ormai, non sto qui neanche a perdermi troppe chiacchiere. Dovrebbe durare circa un anno. Ovviamente si abbina in maniera molto semplice con lo smartphone. Una volta proprio azionato, comunque acceso, tolta quindi quella linguettina, lui si attiva e automaticamente l'iPhone lo riconosce e vi fa un pochettino settare tutto quello che effettivamente dovete settare. Io l'ho per esempio impostato per le cuffie, quindi lo attaccherò magari alle AirPods in questo modo qui, perché ho il gadgettino da questa parte, non ci riesco nemmeno. Ok, vedete che ho tutto bello bello fermo così, in modo che se perdo le cuffie so dove sono in generale. Poi vedremo se attaccargli le chiavi, non lo so, tanto si può modificare anche in un secondo momento, anche perché per il momento ne ho solo uno, poi capiremo se acquistarne di altri. Appunto, voglio provare e capire un pochettino di più. Per il resto che cosa vi posso dire? Beh, abbastanza poco. Ho provato un attimo questa cosa della distanza e ho provato anche un attimino a rivedere un pochettino lo smartphone, e su YouTube in generale ho visto che con gli iPhone 12 per esempio subito riconosce, subito riesce a capire, comunque subito vi compare quella freccettina che vi dice ok, guarda che il tuo AirTag o comunque portafoglio, cuffie, quel che sia a cui appunto l'avete poi collegato e abbinato, è lì. In questo caso invece magari sarà un problema del mio iPhone 11, fatemi sapere anche voi, magari sono io, magari alla linea, non lo so, ma lo riconosce con un po' di fatica in più, ok? Quindi la freccettina compare con un po' di ritardo e la distanza massima, o comunque quella che poi viene riconosciuta dall'AirTag, è di circa 15 metri, una cosa del genere. Però comunque vi dico che fa veramente fatica, o comunque nel mio caso ha fatto fatica a riconoscerlo, quindi vedremo, voglio fare o comunque effettuare altri test del genere. Poi per il resto, una volta che l'ha trovato, vi esce la freccettina e aumenta, comunque vibra un pochettino lo smartphone e ti dice appunto che è lì, poi vi basta un attimino cercare, nel mio caso era fatto apposta, quindi sapevo bene dove era, ok? E quindi tutto a posto. Ovviamente, come detto anche in macchina, non è dotato di GPS, quindi come fa nel caso in cui poi effettivamente perdete le vostre chiavi, le vostre cuffie, quel che sia, da qualche parte? In poche parole, Apple, tramite appunto tutto l'ecosistema, se passa qualcuno, ve lo spiego proprio in maniera così veloce, se passa qualcuno con un iPhone, un iPad, un Mac, quel che sia, comunica con l'AirTag, gli indica la posizione, ovviamente tutto sempre nel migliore dei modi, comunque rispettando privacy e quel che volete, e poi automaticamente voi dallo smartphone potete vedere effettivamente l'ultima posizione dell'AirTag, quindi potete in generale capire dov'è per sommi capi. Poi ovviamente se si sposta non potete capirlo, però da quello che avete visto poi in macchina, se effettivamente ce l'avete vicino, riuscite anche a capire questa cosa, riuscite a seguire in un certo senso, perché sfrutta ovviamente lo smartphone, quindi non ha il GPS, ma si abbina in un certo senso, sfrutta quella che è l'ecosistema per capire poi dov'è effettivamente quello che poi avete perso. Per il resto nulla da dire. Ovviamente l'ha detto anche Andrea Cervone, l'ha detto anche Galeazzi, ma ve lo dico pure io perché è una cosa che mi fa ridere: non potete stalkerare con questo gadgettino. Perché? Perché se voi lo mettete in tasca, che ne so, della vostra ragazza, noi non ce l'abbiamo, quindi non abbiamo questo problema. E ovviamente pure se lo mettete, non so, lo metto nella tasca di Antonio, non posso stalkerarlo. Perché? Perché ovviamente lui dopo un tot di tempo, una certa distanza, invia un feedback audio e quindi si capisce, lo buttano magari, non lo so. Però comunque si va anche un po' contro la legge, ok? Però ci siamo capiti. Quindi questo, e poi per il resto ragazzi interessante, ma bisogna capire, bisogna un attimo analizzare la situazione e ne parleremo sicuramente
con qualche altro video. Detto questo, ha senso acquistarlo? Non lo so, per provare secondo me potrebbe avere senso, ma acquistate magari uno singolo per capire se fa per voi o meno. Potete farlo con Amazon, con sul sito Apple, in un negozio, potete vederlo, toccarlo da vicino, potete fare quello che volete, però secondo me vale la pena dargli una chance. E vi ripeto che apprezzo particolarmente questo portachiavi in pelle, è veramente figo, bello e tutto quello che volete. Poi fatemi sapere la vostra, per il resto io lo approvo, per il momento, capiremo, vi aggiornerò. E detto questo ci vediamo prossimamente con un nuovo video, un bacione, un abbraccio, voglio bene. Fatemi sapere se questa tipologia di video un po' più frizzante, dinamica, vi piace. Così ne ripropongo un altro, va bene? Ci vediamo, buona giornata e buona domenica, non lo so in generale quando lo carico, forse domani, sabato. Di sabato alle 13:30 oppure di domenica alle 10. Non lo so, vedremo, capiremo. Ciao!